Un'intera generazione di tifosi si è innamorata del suo stile e della sua eleganza in campo, ma soprattutto si è riconosciuta nel suo profondo senso di appartenenza alla maglia, nel suo orgoglio tutto romano e romanista. Gli anni intercorsi dell'era viola fino alle prime stagioni dell'era Sensi sono quelli del principe Giuseppe Giannini, capitano e bandiera, leader indiscusso di una Roma non sempre ai vertici, ma presa per mano in tutte le circostanze più importanti da questo ragazzo dalla faccia pulita e dalla classe cristallina. La prova forse più indimenticabile di quanto fosse intenso il suo legame con la squadra e con la tifoseria rimane il pianto seguito al gol che a Foggia fece uscire la Roma dall'incubo di una possibile retrocessione. Fu importante, io andai ad esultare sotto la curva dei romanisti, diciamo, cercando questa riappacificazione, proprio perché due domeniche prima avevo sbagliato un gol derby, un rigore al derby, e quindi ci fu questo abbraccio dei tifosi, questo abbraccio dei compagni, e da lì ripartimmo. Poi nelle ultime 6-7 domeniche facemmo quasi sempre risultato e quasi sfiorammo la zona UEFA. Regista classico davanti alla difesa, ma spesso anche mezzala, con notevole propensione al gol, Peppe Giannini rappresenta il prototipo del centrocampista anni 80, quello a cui i tecnici chiedevano ordine, razionalità e qualità nelle giocate. L'incontro fatale tra la Roma e Giannini avviene all'alba degli anni 80, quando viene invitato a sostenere un provino a Trigoria. Ricordo che con me giocava Benetti, c'era Spinosi, insomma c'era gente che veramente aveva fatto la storia del calcio fino a quel momento, quindi grandi emozioni e grande tensione in me, però pian piano mi sciolsi, insomma giocai abbastanza bene in quell'occasione, e mi ricordo ancora che Lidom era l'arbitro di questa partitina. Tenuto sin da subito in debita considerazione, Giannini, appena 17enne, esordisce in Serie A nella stagione 81-82 nel match casalingo contro il Cesena. Allo scadere del primo tempo, doppio intervento del portiere cesenate su tiro di Nela, aspirante goleador, e di Scarnecchia, che poi nel secondo tempo doveva lasciare il posto al 17enne Giannini, debuttante in Serie A. Ero in panchina quella domenica, giocavamo contro il Cesena, a un certo punto Lidom, iniziato il secondo tempo, dopo qualche minuto mi mandò a scaldare, e sai, sentire il proprio nome, diciamo, essere chiamato dall'allenatore per scaldarmi, fu una botta incredibile al cuore, insomma, sentì come se fosse stato un boato. Ma l'emozione dell'ingresso in campo lasciò il posto ad un'amarezza inaspettata. Un malinteso tra Giannini e Falcao spianò la strada al gol della clamorosa vittoria del Cesena. Da un pasticcio tra il giovane Giannini e Falcao nasce il gol cesenate. Genzano parte velocissimo in contropiede, lancia Schachner, che taglia la difesa giallorossa, mette al centro, dove Genzano è puntuale a mettere a rete. Dopo quel match Giannini fu costretto a rimanere ai margini della prima squadra nei successivi due anni. Dopo quella partita, Lidom lo mandò nel settore giovanile. E devo dire che Romeo Benetti aiutò tantissimo Peppe per riprendere fiducia in se stesso, ebbe la forza di ritornare, cioè di diventare quello che è stato. Fu con l'approdo di Eriksson, il cui calcio era teoricamente poco adatto alle sue caratteristiche, che Giannini si ritagliò finalmente il suo spazio da titolare. Arrivò così il giorno del primo gol ufficiale in maglia giallorossa a Torino contro la Juventus. Perdevamo 1-0 e ci fu questa azione che mi trovai al limite dell'area, Chiarico mi lanciò e io al limite dell'area tirai d'esterno e feci gol. La Juventus crede forse che la gara sia chiusa, si rilassa e favorisce il pareggio di Giannini. La Roma non è domata. Finì 1-1. Una partita importante, anche perché la Roma all'epoca era, con la Juventus era anche adesso, ma comunque allora era, negli anni 80 era un derby, il famoso derby d'Italia, proprio perché le due squadre erano quelle che, diciamo così, comandavano in quel momento a livello calcistico il campionato. Con Eriksson in panchina, Giannini conquistò nell'anno dell'incredibile rimonta alla Juventus, vanificata dal suicidio collettivo con il Lecce, il primo trofeo, la Coppa Italia edizione 85-86.
Il ritorno di Lidholm sulla panchina giallorossa nella stagione 87-88 rappresentò sicuramente per il principe la svolta più importante di tutta la carriera. Anche a causa dei guai fisici di Rudi Völler e dell'età ormai avanzata di Pruzzo, il barone ebbe la felice intuizione di spostare Giannini nell'inedito ruolo di rifinitore e a volte di seconda punta, venendone ripagato con 11 gol in campionato, suo record personale, e prestazioni di straordinaria qualità e personalità che valsero al principe la conquista di un posto stabile in nazionale e l'interessamento dei più grandi club italiani. Giannini, il principe dell'Atalanta, fu visto talmente bene dall'avvocato Agnelli che un giorno a Di Nojola gli propose l'acquisto del giocatore mettendo a disposizione un assegno in bianco, e forse allora si parlava di cifre che potevano toccare, se non i 20 miliardi, ma andarci vicino. Quindi una cosa molto importante, e la Roma disse di no. E credo che anche Peppe sotto fu contento di non andare a Torino e di continuare a giocare per la Roma. Essendo romanista tuttora e all'epoca ancora di più, quindi indossavo la mia maglia, la maglia per cui ho sempre tifato, è normale che ero contento e felice di proseguire la mia carriera a Roma. Al terzo posto di quell'anno fece seguito però una stagione molto deludente, in cui fra l'altro Giannini dovette convivere con le fratture di uno spogliatoio minato dalle bizze di qualche celebrato compagno, come Renato, che mal sopportava il suo carisma all'interno della squadra e il suo ascendente presso la tifoseria. La riscossa personale e di squadra giunse nella stagione 89-90, con Gigi Radice in panchina. Era l'anno del Flaminio, quello di una Roma garibaldina, che riuscì a riconquistare l'Europa e che celebrò la prima rete di Giannini in un derby. Sulla deviazione di Rizzitelli tocca proprio a Giannini, il capitano, rimettere a galla la barca romanista. Il principe è quasi soffocato dall'abbraccio dei compagni. Una partita, quella con la Lazio, che Giannini in tutta la sua carriera non riuscì mai a considerare normale e che giocò sempre sul filo di una tensione non facilmente sostenibile. Quando c'erano i derby, l'uno di quelli che lo sentiva tantissimo, non si dormiva la notte, quindi eravamo a giocare a biliardo fino alle 3-4 di mattina, ma non perché non volevamo andare a letto, è perché la notte a Trigoria non si dormiva dalla tensione. E quindi si vedeva gente che camminava nel corridoio come dei pazzi, e quindi si trovava nel sala biliardo a giocare per scaricare un po' di tensione. Giuseppe era uno di questi, quindi ci aiutavamo a vicenda, perché poi sai, lui romano, romanista, capitano, era il simbolo, insomma, quel periodo della Roma. Con il fresco ricordo delle notti magiche del Mondiale d'Italia 90, Giannini trascinò una Roma gagliarda a due grandi imprese, vissute subito dopo la scomparsa dell'amato presidente Viola. La Coppa UEFA, svanita per un soffio nella doppia finale con l'Inter, e la Coppa Italia strappata alla Sampdoria, neocampione d'Italia. Ah, io ho vinto poco con la Roma, però quelle tre Coppe Italia che ho vinte con tantissimo entusiasmo, con tantissima gioia. Questa Coppa Italia viene sempre bistrattata, viene sempre un po' considerata pochissimo, però quando la vinci o quando arrivi fino alla finale e riesci ad alzarla è una grande soddisfazione. Era una Roma tecnicamente non eccelsa, ma tosta e combattiva, come molte delle formazioni allestite negli anni in cui il principe indossò la casacca giallorossa, con Giannini, Völler e Rizzitelli a volte costretti a predicare nel deserto. E all'epoca, ahimè, la squadra non è che viaggiava come magari in questi anni con un grande slancio nelle primissime posizioni, anzi stentavamo un po' perché il livello era diciamo così, era un livello mediocre di squadra e soffrivo anch'io come singolo. Nel 92-93, al termine di un campionato deludente, la Roma fu protagonista di un'epica finale di Coppa Italia con il Torino, in cui, tanto per cambiare, Peppe Giannini prese per mano la squadra verso una rimonta quasi impossibile. Tre rigori trasformati e un palo beffardo al 90esimo non valsero però il successo, ma solo il tripudio del pubblico verso l'ennesima prestazione commovente del suo capitano.
Proprio all'epilogo della sua lunga militanza in giallorosso, Giannini incontrò quello che può essere considerato il suo allenatore per eccellenza, Carlo Mazzone. Peppe Giannini è il capitano, un ragazzo che ha avuto anche dei momenti difficili con la romanità, però un ragazzo che ha dei ricordi bellissimi, tant'è vero che io l'ho portato con me a Napoli, portai a Napoli dopo col passare del tempo. Mantengo ancora con lui dei buonissimi rapporti, gli faccio sempre in bocca al lupo queste vicende che adesso lui fa l'allenatore. Il primo anno di Mazzone fu molto difficile, un anno segnato tra l'altro dal doloroso rigore fallito da Giannini nel derby con la Lazio. Ma nella stagione successiva, 94-95, Giannini, il tecnico e la Roma tutta si presero una rivincita coi fiocchi, a partire dal derby con la Lazio e dalla successiva qualificazione in Europa. In quell'anno Peppe segnò alla Reggiana la sua 49esima ed ultima rete in campionato con la maglia giallorossa. E sempre in quella stagione ebbe modo di tenere a battesimo un giovanissimo campione, romano e romanista come lui, e che ne avrebbe raccolto l'eredità, Francesco Totti. Peppe è mio idolo. Il mio idolo, l'ho sempre seguito con attenzione anche fuori al campo. Ho avuto la possibilità di giocarci insieme, è stato un altro sogno che ho realizzato. La partita più bella della sua vita però il principe doveva ancora giocarla. Arrivò nel 95-96, ritorno dei quarti di Coppa UEFA con lo Slavia Praga. Proprio nel giorno di San Giuseppe, il capitano sfoderò una indimenticabile prestazione a tutto campo, realizzando di testa il gol che portò la Roma ai supplementari. Fu il suo canto del cigno. Forse convinto anche dall'addio di Mazzone, Giannini lasciò la Roma, trasferendosi allo Sturm Graz in Austria. Quando sono andato via da Roma, chiaramente è stata una giornata amara, ho pianto. Perché? Perché 17 anni non possono essere cancellati così di punto in bianco. La sua festa d'addio, organizzata nel maggio 2000 all'Olimpico, è stata la degna conclusione di una splendida storia d'amore. E chissà che un giorno il principe Giannini non ritorni a casa sua dalla sua gente, guidando la sua squadra dalla panchina. Perché le vere storie d'amore non finiscono mai.